arrivare alla maggiore età e abbandonare l'adolescenza. È un emozionante passo verso la nuova vita che ti aspetta. È il momento perfetto per perdere il peso extra che ti frena. Decidere quali cose abbandonare nel passato potrebbe essere più facile di quanto pensi. 1. Riviste e fumetti datati. Molto probabilmente nessuno di essi diventerà un classico di tutti i tempi del valore di milioni di euro per i collezionisti. E anche se uno di quelli che possiedi potrebbe essere un buon candidato, non saresti in grado di trovarlo nel caos che hai. Perché tenerli così a lungo? Non ne vale la pena? 2. Calzini non corrispondenti. Cosa aspetti? Calzini mancanti sicuramente non torneranno. Sì, puoi provare a indossare calzini non uguali della stessa taglia, ma quando hai più di 20 anni tutti se ne accorgerebbero. Si tratta di come ti senti, e non si nutre fiducia in chi indossa calzini diversi. 3. Vestiti non adatti. Quando sei adolescente cresci rapidamente, quindi è logico che tu non sia sempre felice dei tuoi vestiti e delle tue scarpe. Cambi costantemente stile, e la qualità del tuo guardaroba non è una cosa molto importante. Dopo i 20 anni la crescita del corpo umano rallenta drasticamente e potrai finalmente acquistare dei bei vestiti di qualità. Devi pensare di più allo stile e scegliere saggiamente adesso. 4. Giocattoli dell'infanzia. Ci trasmettono sicuramente bei ricordi, quindi scegliene soltanto alcuni. Io terrei Woody e Buzz. Tutto il resto è meglio lasciarlo alle spalle. La cosa più strana è che se li tieni ti renderai conto che non li noterai nemmeno più. E se sei frustrato per via dello spazio prezioso che occupano quei tuoi giocattoli preferiti, ricorda che tutto ciò potrebbe cancellare i bei ricordi ad essi associati. 5. Attrezzatura sportiva che non hai mai usato. Quasi ogni adolescente ha sognato di essere un famoso atleta. Ma per la maggior parte delle persone quel sogno è svanito quando hanno terminato la scuola e hanno avuto nuove priorità. Nel frattempo tutta quell'attrezzatura di ogni sport che hanno tentato di praticare nel corso degli anni sta solo raccogliendo polvere sullo scaffale. Se hai più di 20 anni, dona tutta quell'attrezzatura. Ci sono molte persone che potrebbero sfruttarla. 6. Stoviglie dei tuoi genitori. Se ti sei trasferito in un college o vivi nel tuo appartamento, è probabile che i tuoi amorevoli genitori ti abbiano procurato un sacco di cose per la cucina, quindi non hai avuto bisogno di acquistarle. È stata un'idea con le migliori intenzioni, ma se vuoi cucinare da solo e dovresti perché è davvero bello, hai bisogno dei tuoi utensili da cucina adatti alle tue esigenze e ai tuoi gusti specifici. E soprattutto niente piatti e ciotole rotte. Sono impossibili da pulire correttamente. 7. Forchette, cucchiai e coltelli di plastica. Dopo aver superato la soglia dei 20 anni, la vita può diventare travolgente. Se non riesci a trovare il tempo per cucinare è assolutamente comprensibile. Al giorno d'oggi quasi tutti ordinano cibo da asporto e una cosa veramente sbagliata è la quantità di rifiuti che crea. Potresti pensare che tutti questi utensili di plastica potranno servirti un giorno, ma siamo onesti, non accadrà. Più che strumenti utili, sono piuttosto spazzatura da riciclare. 8. Cavi e caricabatterie. Scommetto che metà non sono più utilizzati da diversi anni e l'altra metà probabilmente non funziona nemmeno. Il pensiero che un giorno ne avrai ancora bisogno e che rimpiangerai di averli gettati via è l'unico motivo che ti impedisce di sbarazzartene. In realtà queste cose sono facilmente sostituibili. Puoi trovarle a buon mercato e in qualsiasi negozio di elettronica o ferramenta. 9. Il tuo vecchio cellulare. Tutti quei cellulari a conchiglie scorrevoli, è persino divertente pensarlo nel 2019. Potrebbero essere utilizzati di nuovo in caso di emergenza, ma adesso abbiamo a disposizione soluzioni migliori. Alcuni telefoni di emergenza sono letteralmente indistruttibili, altri possono catturare segnali radio in condizioni estreme e non sono neppure così costosi. Forse ti stai aggrappando a vecchie foto, musica o messaggi che hai memorizzato sul tuo vecchio dispositivo? In questo caso sarà più difficile, ma considera comunque di riciclare la vecchia tecnologia perché è diventata sostanzialmente inutile. 10. CD e DVD. Anche se sei un fan della musica, dovresti sapere che esistono tipi di formati analogici in continuo aumento, come nastri audio e vinili. Sì, sono ancora più vecchi, ma ironicamente sono molto meno obsoleti dei CD. Questo perché i CD usano lo stesso formato audio dei contenuti scaricabili o dei servizi di streaming, e quindi non c'è alcuna differenza nella qualità del suono. Ma lo streaming è molto più conveniente. Se sei un appassionato di cinema, ho cattive notizie per te. I giorni di gloria dei DVD sono finiti e molto probabilmente non torneranno. 11. Batterie usate. Fortunatamente le raccogli invece di buttarle nella spazzatura.
spesso dimentichiamo di riciclarle. Il danno ambientale che una batteria scarica può causare è piuttosto grave. E non è nemmeno una buona idea abbandonarle in giro nella propria stanza. È tempo di assumersi la responsabilità personale nei confronti della natura e consegnare le batterie nel posto giusto il prima possibile. 12. Candele profumate usate. Una volta diffondevano la tua stanza di un buon aroma, ma adesso sono semplicemente inutili. La cera fusa in queste candele intrappola naturalmente la polvere. Anche se pensi di volerle usare un'altra volta, non saranno più così piacevoli. Sono per lo più usa e getta e realizzate per uno o massimo due usi. Quindi puoi sbarazzartene senza alcun rimpianto. 13. Chitarra impolverata. Non sembra il nome di una canzone country? Una volta ho pensato di diventare una rockstar, ma adesso ho uno strumento nel mio armadio con le corde arrugginite. Le cose non vanno sempre come previsto e non c'è nulla di cui incolparsi per questo. Se hai uno strumento che non usi, in tutta onestà, probabilmente non fa per te. C'è sempre qualcun altro che sarebbe felice di avere la tua chitarra o il tuo synth. 14. Forse la tua chitarra sarà la prima per qualche futura leggenda del rock? 14. Poster della tua band preferita. Se hai più di 20 anni, non appartengono più alle tue mura. Non perché sia noioso o altro, dipende tutto da te. Ma adesso sei un adulto e puoi manifestare il tuo apprezzamento per l'arte di qualcuno in un modo molto più personale e interessante. Una delle cose migliori, per esempio, è viaggiare combinando con gli spettacoli dei tuoi cantanti preferiti di persona. 15. Bottiglie di lozioni antiacne. Ottime notizie per tutti! Possono andare direttamente nel cestino. In realtà salvane una o due dei più semplici, ma l'acne non sarà così difficile da battere d'ora in poi. Dopo i 20 anni i livelli ormonali della pubertà saranno molto più controllati, e così anche l'acne. 16. Pulisci il tuo blog e i social media. Presta particolare attenzione ai post più vecchi che hai inserito nei primi anni dell'adolescenza e cerca di non perdere conoscenza per le risate che ti farai rileggendoli o per l'imbarazzo. Meno ricordi di quella parte della tua vita, meglio è. Ti garantisco che tutti gli altri l'hanno già dimenticata. Elimina e lasciala riposare in pace. A proposito, qual è la cosa più imbarazzante che hai ritrovato nel tuo passato? Fammelo sapere nei commenti! 17. Modellini. Quelle navi e carri armati di plastica non si assemblano e dipingono da soli. Lo stesso vale per qualsiasi argilla, filo o vernici inutilizzate che hai in giro per la tua stanza. Ecco un test. Se hai dei motivi per cui non hai tempo per lavorarci, allora hai già deciso di non usarle più. È meglio affrontare la situazione e andare avanti. Se ad un certo punto ti senti ispirato e vuoi avere di nuovo un hobby, beh, ricomincia da capo. Dal momento che sarebbe una decisione più matura, progredirai molto più velocemente. Sommario. Se lasci queste cose nel passato e non le trascini con te, dai spazio alle grandi nuove opportunità che ti si presentano. Fidati di me, la tua vita migliorerà. Se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, dai un like al video e condividilo con gli amici. Ed ecco altri fantastici video che penso ti piaceranno. Basta fare clic a destra o a sinistra e rimanere qui con noi su Il Lato Positivo.